signori, alla vostra gentile attenzione e col vostro permesso, ho l'onore di presentare uno degli uomini più eccezionali del mondo. Eccezionale in cosa? Nel sudare. Questo basterà a stupirvi, signori. Ogni giorno egli impara a memoria 50 nuove informazioni e le ricorda tutte. Informazioni ricavate dalla storia, dalla geografia, dai giornali, dai libri scientifici, a milioni e milioni. Pensate allo sforzo richiesto dal suo portentoso numero. Ne sai qualcosa tu che porti il doppio di piede? Mi riferivo allo sforzo della sua memoria. Oh! Mettetelo alla prova, signore e signori. Fate le vostre domande ed egli vi darà risposte precise e gratis. Mister Memoria! Devo aggiungere, signore e signori, prima di ritirarmi, che Mister Memoria ha donato il suo cervello al British Museum. Una domanda, prego. Prima le signore. Il mio vecchio non è venuto a casa per una settimana. Dove è stato? A bronzarsi. In Gattabuia. Con la sua pupa. Serie le domande, per favore. Dici che ha vinto il derby nel 1921. Mr. Jack Joyce, humorist, montato da Steve Dana, che vinse per una lunghezza. Lo davano 6-1, secondo e terzo Greg Nera nell'Emonora. Ho detto giusto? Giusto. E il vincitore del 1936? Ci ripassa nel 1937, glielo saprò dire. Quanto dista Winnipeg da Montreal? Chi ha vinto l'insalatiera nel 1926? Quale? Quella di Wimbledon o quella di mia zia Leonia? Wimbledon, scemo. L'ultima coppa del Chelsea? Nel 63 dopo Cristo, alla presenza dell'imperatore Nero. Cosa ha causato la pipita nel pollame? Non essere così zotticone. Ma i nostri polli l'hanno presa veramente. Quante corse ha vinto Michel Mugnaio? Quanti anni ha May West? Quando è stato impiccato Gripper? Chi è stato l'ultimo peso massimo inglese campione del mondo? Enrico VIII, mia suocera. Bob Fitzsimmons, battendo Jim Corbett, campione dei massimi d'America, a Carson City, Nevada, nell'ottobre 1897. All'età di 34 anni, ho detto giusto? Quanti anni ha May West? Lo so, ma non direi mai l'età di una signora. Un'altra prego. Vogliamo sapere quando è nata May West? La causa della pipita nel pollame. Quanto dista Winnipeg da Montreal? Miss Winnipeg, scusi? Quanto è lontana Winnipeg da Montreal? Ah, un gentiluomo del Canada, benvenuto, signore. Winnipeg, la terza città del Canada, è la più importante essendo nel capoluogo della provincia di Manitoba, distanza da Montreal 1424 miglia. Ho detto perfetto. Giusto? Quanto vale un leone? Quello dello zoo o la moneta della Sierra Leone? Piantalo con me, West. Adesso comincia a scocciare. Lascialo dire quello che vuole. Ma si cosa c'è? Non sei il suo difensore? No, se gli interessano gli anni di May West, sono fatti suoi. Questi lì. Adesso finicola. Vedete, no, fatti. Ma perché? Se solo per questo ve la dico l'età di May West. Signore, almeno voi, contegno. Dei polli! Maestro, attacca qualcosa! Per amor del cielo, la prima che ti capita! Bene, ce l'abbiamo fatta. Posso venire a casa sua? Che intenzioni ha? Così, mi piacerebbe. Non sa che pericolo corre. Andiamo allora, ecco l'autobus. Lei è nuovo come inquilino? Sì, ho un appartamento ammobiliato. Sono venuto dal Canada per pochi mesi.
A proposito, posso sapere come si chiama? Smith. Va bene. Vuole saperne di più sul mio conto, vero? Cosa pensa che faccia per vivere? L'attrice? Non come intende lei. Ballerina? No. Mi scusi. Sono un'avventuriera. Mestiere rischioso? Proprio così. Di qua. Troverai il soggiorno in disordine. Ho avuto i pittori e accendo la luce. Un momento. Ora. Mr. Henny, sarebbe così gentile da girare quello specchio con la faccia verso il muro? Sarebbe più felice se ci fossero delle tende alle finestre. Sì. Spiacente. Il telefono. Mi scusi. Mr. Henny, non risponda al telefono. Perché no? Perché credo sia per me. Ah. Per favore, non risponda. Come vuole. Perché non si siede? Grazie, ma dovrebbe avvicinarmi quello sgabello. Ne aveva bisogno. Alquanto. Grazie. Le devo una spiegazione. Non si preoccupi per me, io non sono nessuno. Qui non possiamo parlare. D'accordo. Aspetti. Ora si può accendere? Mm-hmm. Sigaretta? No, grazie. Ancora il telefono. Lasciamolo squillare. Troverebbe seccante se le chiedessi qualcosa da mangiare. Non ho preso niente tutto il giorno. Agli ordini. Le va vale Clefino? Sì, benissimo. Suppongo che il suo nome non sia proprio Smith. Dipende da dove mi trovo. Può chiamarmi Annabella. Annabella Smith, figlia di un pastore anglicano. Ehi là, quegli spari hanno scosso i suoi nervi questa notte. Io ho sparato quei colpi. Cosa? Sì, per creare confusione. Vede, dovevo andarmene di corsa da quel teatro. C'erano due uomini lì che volevano uccidermi. Quando sceglie i suoi amici dovrebbe stare più attenta. No, 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 lei non mi capisce. Non si può dire che lei mi aiuti molto. Una bella e misteriosa donna perseguitata da due banditi. Sembra una storia di spie. È esattamente così. Solo che io trovo la parola agente più adatta. Agente? Di quale stato? Qualunque sia disposto a pagare. Qual è la sua patria? Io non ho patria. Nata su una nuvoletta. Beh, lasciamo perdere. E ora suppongo è capitata qui per portare alla luce un segreto di stato di grande valore. No, sono qui per evitare che il segreto venga portato alla luce. È molto importante per questo paese. Non perché ami l'Inghilterra, ma perché in questo modo potrei essere pagato. Grazie meglio. Tanto. Vede, il più brillante agente di una certa potenza straniera è sul punto di entrare in possesso di un segreto vitale per la difesa aerea. Ho pedinato due dei suoi uomini in quel musical. Sfortunatamente mi hanno riconosciuta, ecco perché ora mi inseguono. C'è un limite a tutto. Non ha mai sentito parlare di mania di persecuzione? Lei non mi crede. Francamente no. Vada a dare un'occhiata giù in strada.
vinto. Ci sono? Sì. Speravo di essermene sbarazzata. E va bene, le dirò qualcosa che non è molto salutare conoscere. Ma ora che mi hanno seguito fino qui, lei è nei guai quanto me. Cosa vuol dire? Non ho mai sentito parlare dei 39 scalini. Ma che sarebbe, un bar? Non importa. Ma ciò che la faceva tanto ridere fino adesso è vero. Questi uomini sono privi di scrupoli. Io sono l'unica persona che li può fermare. E se non vengono fermati, è solo questione di giorni, forse di ore. Il segreto uscirà dal paese. Perché allora non telefona alla polizia? Non mi crederebbero più di quanto abbia fatto lei. E se anche fosse, quanto ci metterebbero queste spie a scappare? Questi uomini agiscono in fretta. Non sa quanto sia astuto il loro capo. Astuto e spietato. Chi è? Qual è il suo nome? Ha dozzine di nomi. Riesce ad assomigliare a centinaia di persone, ma una sola cosa non può celare. È privo di questa falange del mignolo. Perciò se dovesse mai incontrare un uomo con un dito così, stia molto attento, amico mio. Grazie, farò un nodo al fazzoletto. Nel frattempo cosa intende fare? Prima mangerò il mio eglefino e poi, se non hai intenzione di buttarmi in mezzo alla strada, mi farò un bel sonno. Allora benvenuta nel mio letto. Io mi stenderò sul divano. Ha bisogno di qualcos'altro? Una mappa della Scozia. Perché la Scozia? C'è un uomo in Scozia al quale è indispensabile che faccia presto una visita. I 39 scalini sono in Scozia, per caso? Può darsi che glielo dirò domani. Ciò che la faceva tanto ridere fino adesso è vero. Questi uomini non hanno scrupoli di sorta. C'è un uomo in Scozia al quale è indispensabile che faccia presto una visita. È soltanto questione di giorni, forse di ore, e il segreto uscirà dal paese. Alla polizia non mi crederebbero più di quanto abbia fatto lei. Ricordi, questi uomini agiscono in fretta. In fretta. In fretta. Buongiorno, signore. È alzato di buon'ora stamattina.
Ti va una sterlina, fratello? Cosa c'è sotto? Prestami berretto e camice. Ehi, aspetti un po', ma perché questa grande idea? Devo mettere in atto una fuga. Tagliare la corda? Esatto. Cosa ha combinato? Devo fidarmi di te. È stato commesso un omicidio al primo piano. È stato lei? No, no. Ma quei due là fuori. Ah, sì? E ora stanno calmi ad aspettare che la polizia venga ad arrestare. Proprio così. Ascolta, sono spie, straniere. Hanno ucciso una donna a casa mia. Ed ora fanno la posta a me. Oh, andiamo, basta con queste sciocchezze alle 5 di mattina. D'accordo, d'accordo. Ti dirò la verità. Sei sposato? Sì, ma questo che c'entra? Perché me lo chiede? Beh, io non lo sono, sono scapolo. E allora? Al primo piano abita una donna sposata. Davvero? Sì, sono stato a fare due chiacchiere da lei. E adesso voglio andare a casa mia. E cosa glielo impedisce? Uno di quegli uomini è suo marito e l'altro è suo padre. Mi sono spiegato. Ma perché non me l'ha detto prima, vecchio mio? Bastava che fosse più chiaro. Invece di prendermi in giro con quella storia di omicidi e di spie, ecco, si metta questo. E il berretto anche. La tua sterlina. Grazie, può tenerli quanto vuole. Al posto mio avrebbe fatto lo stesso. Lasci il pony dietro l'angolo. Auguri. Grazie. Ehi, i vuoti! Dirne una, sono più eleganti di quelli di 20 anni fa. E più comodi, più facili da usare. Questo è vero, ma non capirò mai come riuscivano a sopportare quei vecchi modelli. Niente curve e tutte stecche. La mia esperienza mi dice che i vecchi erano più resistenti. Ma questo non lo so. E il mio è durato più di un anno. Te lo faccio vedere, c'è una gran richiesta di questi. Vecchio stile. Brrr, mia moglie. Da un'occhiata qui. Il nostro nuovo modello aerodinamico, il numero uno. Con cosa lo si combina? Ah, un momento. Con questo. Mettici dentro una bella, non si vergognerà di se stessa ovunque andrà. Va bene, riportalo quando sarà pieno. Non mancherò. Ora dove siamo? Edimburgo, Waverly. Siamo a buon punto. Spero che ci scuserà se abbiamo parlato di lavoro, signore. Certamente. Buongiorno, signore. Buongiorno. Buongiorno a voi. Un tipo di larghe vedute. O di facili costumi. Hm? Chissà chi ha vinto quella delle due a Windsor. Aspetta, prendo un giornale. Chi vuole giornali? Dispatch. Ehi, ragazzi, te la spanghi con l'inglese? Dispatch. Giornali. Accidenti. Chi l'ha vinta? C'è stata un'altra donna uccisa nel West End. Cosa? Donna uccisa in un appartamento del West End. Gli omicidi a sfondo sessuale non mi interessano. Chi ha vinto? Bachelor Bat. Bene. 7-4. Oh, non troppo bene. Proprio nei pressi di Portland Place. È un quartiere sufficientemente tranquillo da mettere qualcuno a dormire. Buonanotte a tutti, allora. Questa sì che è buona. Lei che tipo era? Una delle solite? Una donna elegante di 35 anni con un coltello nella schiena. L'inquilino Richard Rennie è scomparso. Che sorpresa, no? Questa mattina alle 7 la donna delle pulizie, Elizabeth Briggs. Beh, se questo non è il colmo. Che c'è ora? Che fine ha fatto l'onestà al giorno d'oggi? Me lo chiedo anch'io. Mutandine, busti elastici, biancheria intima, in vendita oggi, McCutcheon Brothers, Princess Street, prezzo 17,9. Reggiseni da accoppiare, 4,7. Hai sentito? La biancheria intima 1,3 meno del nostro modello aerodinamico. Cosa andiamo a fare ad Aberdeen adesso? Posso dare un'occhiata al giornale? Certo. Sandwich, bibite, qualcosa per rifocillarvi. Grazie. Sandwich, bibite, un tè caldo. Avanti, signori!
casa per rifocillarmi. Dovrò chiederlo al capo ufficio se mi lascia qualche ora libera. La composta questa volta non è riuscita. Ce n'è abbastanza per impiccarlo se lo prendiamo. Cosa posso fare per voi, signore? Vorrei sapere qual è la prossima, dove questo treno fermerà di nuovo. Cosa crede che sia io? Le informazioni ai viaggiatori? Vado alla biglietteria a chiedere. Te ne posso raccontare una migliore. Ah, questa è imbattibile. La sai quella della ragazza di Ongar? Eh? Non riesco mai a ricordarne nessuno. A me non ne scappa una. Dunque, c'era una ragazza di Ongar. Vuole del tè, signore? Grazie. Non ci vediamo. Se ne stanno facendo una bella scorpacciata. Ero disperato, mi perdoni, ho dovuto farlo. Mi chiamo Henny, mi stanno dando la caccia, ma giuro che sono innocente. Mi aiuti, devo restare libero ancora per me. Avete visto passare un uomo negli ultimi minuti? L'uomo che cercate è lui. Ma quando siamo mi passati poco fa... Mi ha detto di chiamarsi Henny. Il vostro nome è Henny? No. Il tè è pronto, signore. Lo tenga in caldo. L'allarme. Il suo tè, signore? Non ora. Di qua. Aspetta indietro. Avanti, passate di là. Muovetevi, di corsa, avete paura? Può sapere perché diavolo avete usato il segnale d'allarme? Per fermare il treno, scemo! È contro il regolamento fermare il treno sul ponte, dovreste saperlo! Ma un uomo è saltato giù, è un assassino! Ah sì? Da che parte è andato? Non si riesce a vederlo, si sarà tuffato! Comunque non si può aspettare di più! Eccolo là, sta risalendo sul treno! No, quello è un passeggero! Henny è fuggito! La fuga di Henny! Giornali, giornali! Henny è fuggito dal treno eludendo la cassa della polizia! Statura 5 piedi e 10, baffi sottili. L'ultima volta è stato visto indossare un cappotto scuro, ma potrebbe aver cambiato abbigliamento. Scusi. Buongiorno. A voi. Vi serve qualcosa? Sono un meccanico e sto cercando lavoro. Non ne troverete qui intorno. Come? Non ci sono ville da queste parti? Solo quella di Sir Andrew, ma non vi prenderà. Ha lo stesso autista da 40 anni. Ma non credevo ci fossero macchine così vecchie. Faceva il cocchiere fin da quando era bambino. Ah, ho capito.
Quella cos'è? La canonica. Ma il pastore non ha l'automobile. Ah. C'è qualche vicino nuovo? Sì, c'è un inglese, una specie di professore. Professore? Vive ad Altnashellac. Come? Altnashellac, dall'altra parte del lago. Sarebbe nei pressi di questo villaggio. Esatto. Grazie. Grazie, cercherò lì. Non farà più in tempo oggi. Sono 40 miglia. Potrei chiedere un passaggio a quel furgone. No, va dalla parte opposta. Aveva ragione. Non potrebbe ospitarmi per questa notte. Gratis? No, no, pagato. Allora, vi vanno le aringhe? Ne mangerei subito una dozzina. Dormite in un letto ad armadio. Un letto di rose. 2 e 6. Affare fatto, grazie. Fallo entrare. Resterà da noi fino a domattina. Sua figlia? Mia moglie. Venite pure dentro. Grazie. Ecco il vostro letto. Toglierò questa roba. Ce la farete a dormirci? Provi a fermarvi. Siete molto stanco? Insomma, abbastanza. Sono in giro a cercare lavoro. Allora sedetevi mentre finisco di preparare la cena. Grazie. Molto che abita da queste parti? No, io sono di Glasgow. Ci siete mai stato? No. Dovreste vedere Sankey Hall Street, con tutti quei negozi eleganti. E Argyle Street, di sabato sera, con i tram e le luci. E i cinema pieni di gente fino fuori. E stasera è sabato sera. Di certo non è la stessa cosa qui. No. Ne ha nostalgia? A volte. Non sono mai stato a Glasgow, ma sono stato a Edimburgo, Montreal, Londra. Le racconterò di Londra durante la cena. John, ho paura, non approverebbe. Perché no? Lui dice che è meglio non pensare a certi posti e alla depravazione che si incontra a frequentarli. Allora conviene parlarne prima che entri in casa. Cosa vuole sapere? È vero che tutte le signore si dipingono le unghie dei piedi? Qualcuno. Le donne di Londra sono tanto belle? Molto. Ma lo sarebbero meno se ci fosse lei accanto. Non dovreste dire così. Cosa non dovrebbe dire? Stavo dicendo a sua moglie che preferisco vivere in città che in campagna. Dio ha creato la campagna. È pronta la cena, donna? Sì. Posso guardare il suo giornale? Fate pure. Grazie. Le tracce dell'assassino di Portland Place scoperte in Scozia. Non mi avete detto il vostro nome? Hammond. Bene, Mr. Hammond, se mettete giù quel giornale, dirò la preghiera. Mi scusi. Benedici questi preziosi doni per noi miseri peccatori. Oh, Signore, rendici degni di questi e delle tue molteplici grazie. Allontana i nostri cuori dal peccato e dalle cose terrene. E fa che si rivolgano verso te. Amen. Mi pare di non aver chiuso la stalla.
Stanno arrivando delle macchine. Forse è la polizia, è meglio che andiate. Grazie, dormivo profondamente. Scappate, non fatevi prendere. Corro. Non dimenticherò mai quello che ha fatto per me. Da che parte vado? Ve lo faccio vedere. Eh sì, dovevo saperlo. Possedere mia moglie in casa mia. Vattene. Solo un momento. Fuori. Fuori dalla mia casa prima. Sì, andate, andate. E lasciarla qui, neanche per sola. È l'unica vostra via. Suo marito ha frainteso. Creda, lei stava solo cercando d'aiutare. Sì, a portare vergogna sotto questo tetto. Mi aiutava a scappare dalla polizia. La polizia? Sì, mi cercano per un omicidio. Cosa? Eccoli. Lei è venuta ad avvisarmi. Le ho raccontato tutto ieri sera. Mi aiuti, dica che non ci sono. Posso pagarla bene. Cioè quanto? 5 sterline. E le avete tutte qui con sì. Voi? Datemele. Adesso le mandi via. Ecco. Ritornate a letto. Chiudilo dentro. Nascondilo. No, no, non lì. Non mi fido di lui. Ma ha preso il denaro. Non ha potuto resistere. Di qua. Per caso c'è una qualche ricompensa? Certo che c'è. Avevo ragione. Sta chiedendo se c'è una taglia per la vostra cattura. Adesso vogliamo controllare. Ci discuterà ancora prima di farli entrare. Lo conosco bene. È il vostro momento. A questa giacca ha un colore troppo chiaro. Ho paura che riusciranno a vedervi. È meglio che prendiate questo. È il cappotto di suo marito? Sì, quello della domenica. Ma non importa. Non devono vedervi. A lei cosa accadrà dopo? Dirò che non ho potuto fermarmi. Non è che la picchierà? No, pregherà per me. Niente. Qual è il suo nome? Margaret. Addio, Margaret. Non la dimenticherò mai. C'è il padrone. Chi devo annunciare, signore? Non mi conosce, ma gli chiedo se conosce Annabella Sprate. Volete attendere, signore? Va bene, grazie. Sarà meglio chiedere in questa casa. Qualcuno può averlo notato dalla finestra. Ci sono impronte di più macchine qui. Sì, ma gli assassini non vanno a fare visita in auto. Buongiorno. Buongiorno a voi, signore. Non c'è stato nessun forestiero qui intorno stamattina. Dentro ci sono alcuni ospiti, ma non sono forestieri. Per caso non le è capitato di vedere dalla finestra qualche persona sospetta o che abbia bussato alla porta? No, signore. Non è passato nessuno qui attorno nell'ultima mezz'ora. La banda Annabella Smisi? Un brindisi fra intimi per festeggiare il compleanno di mia figlia Hillary. Mi dia 5 minuti per liberarmi di loro e poi parleremo. Va bene. Venga, le presento mia moglie. Luisa, mia cara, un nuovo ospite per te. Questi è Mr... ho scordato di chiederle il nome. Hammond. Mr. Hammond, è venuto per affari, direttamente da Londra. Signore, alla porta c'è un ispettore di polizia che le vuole parlare. Alla porta? Va bene, va bene, gli parlerò. Prende un drink. Cara, ecco le mie bambine. Questa è Patrice. Fortunata.
lieta. Mrs. Bailey, Mrs. Anthony. Oh, Hillary, mia cara, questo è Mr. Hammond. Mr. Hammond, arriva da Londra. Incantata, Mr. Hammond. Scusi loggia, ma siamo stati in chiesa e il sermone è durato tre quarti d'ora. E il capitano è Mrs. O'Clive. Piacere, un drink, Mr. Hammond. Questi è Derek, Derek Stewart. E questi è lo sceriffo Watson. Attento a come si comporta con Sa, lui. Per noi scozzesi equivale al vostro pretore. Un'occhiata e la manda ai lavori forzati. Ah, mio caro Watson. Ecco fatto. Non sia in ansia, li ho mandati via. Sei il più ostinato. Venga a vedere che bella vista da questa finestra. E quanti criminali tremano solo a sentire il... Ne siamo orgogliosi. Tipico paesaggio scozzese. A proposito, sceriffo, quando prenderete quell'assassino? A quale assassino allora? Ma come? Non sai niente. L'uomo che ha piantato un coltello d'arrosto nella schiena di una donna a Portland Place. Ora è qui, nel nostro distretto. Cara, com'è eccitante. Pare l'abbiano visto nella brughiera. Sceriffo, perché non si decide a prenderlo? Le piacerebbe se mi facessero fuori con un coltello d'arrosto nella schiena? Non è compito mio, fatelo voi. Ma la taglia è sostanziosa. Oh mio Dio, è quasi l'una. È meglio che ce ne andiamo, il professore dovrà pranzare. Non c'è fretta, mia cara. Ma se proprio dovete lasciarci, Pat. Per noi si è fatto tardi. Chiama l'auto del capitano O'Clive. Andiamo. Lei ricorda? Grazie. Un Derek, ti vuoi sbrigare? Oggi abbiamo dei verga alla linea partita. Ti ringrazio molto di essere venuta. Grazie. Grazie. Allora, se lo catturi, mi troverai ogni mattina al Palazzo di Giustizia alle 10. Allora, Derek, ci vediamo al club. Corpo, alle 4. Luisa, scusami, ma mi staremo ne io. Dobbiamo parlare prima di pranzo. Allora, Mr. Henny, suppongo sia meglio che la chiami col suo vero nome. Che mi dice della nostra comune amica Annabella? L'hanno ammazzata. Ammazzata? Ah, la faccenda di Portal Mansion. Colui che i nostri amici cercano è lei. Non sono stato io. Certo che no. Ma ha fatto tutta questa strada fino in Scozia, per dirmelo? Contava di venire qui per dirle di un segreto militare. Ma prima è stata uccisa da un agente nemico. Glielo ha descritto, questo agente? Non ne ha avuto il tempo. Ah, un particolare, gli mancava un pezzo di dito. Di quale? Di questo, credo. È sicuro che non fosse questo? Il pranzo è pronto. Vengo subito, cara. Bene, Mr. Henny. Mi spiace di averle fatto vedere lucciole per fanali. O sono lanterne? Non riesco mai a ricordarlo. La faccenda è oscura in ogni modo. Allora, cosa vogliamo fare in proposito? Questo è il punto. Cosa vogliamo fare? Vede, io vivo da rispettabile cittadino. E lei deve capire che la mia intera esistenza sarebbe minacciata se si venisse a sapere che io non sono... Come si può dire? Non sono quello che sembra. Oh, Mr. Henny, perché è venuto qui? Perché mi ha messo in questa difficile situazione? Non posso chiudere la chiave in una stanza o cose del genere. Ho una moglie e le figlie a cui pensare. Non so cosa fare. Davvero, non lo so. Il motivo che doppiamente mi obbliga a non lasciarla andare... è che sono sul punto di trasferire alcune vitali informazioni fuori del paese. Sì, sono in mano mia. Ho paura che la povera Annabella sarebbe arrivata comunque in ritardo. Questo è quanto? Sì. Che ne sarà? Che ne sarà cosa? Che ne sarà di lei? C'è una sola via d'uscita. Sarebbe? Supponiamo che la lasci qui da solo. Con questo revolver. Domani i giornali potrebbero annunciare che l'assassino di Portland Place si è tolto la vita. Ci avevo detto che il pranzo era pronto, caro. Stiamo aspettando. Mr. Hammond resta con noi? Non credo, cara. Beh? Cosa pensa, Mr. Henny? Temo che... Non mi lascia alcuna alternativa. Non riesco a trovare il mio libro degli inni. Dove lo hai lasciato? Nella tasca interna del cappotto, era appeso qui. Il cappotto...
Temo di averlo dato a quel signore che ha dormito qui l'altra notte. Salvati da porta sigarette, sì, ma dal libro degli inni sacri non ne ho mai visti, se non... E questa pallottola si è conficcata in un inno. Beh, non ne sono sorpreso, Mr. Annie. Alcuni di questi salmi sono duri da capire. Li avevo trovati impenetrabili fino ad oggi. Io non mi lamento, sceriffo. Inni della mia salute. Questa è buona, davvero spiritosa. E pensare che brindavamo col suo champagne non più di mezz'ora fa. È una lezione per tutti noi non mettersi con dubbia compagnia nei giorni di riposo. Come ha fatto a scappare? Se guarda dalla finestra lo capirà. Hanno messo, il sottoscritto nello spogliatoio. Là dentro ho preso in prestito questo vestito. E poi ho grattato la sua auto. Sceriffo, non voglio certo farle fretta, ma non dovremmo cercare di bloccarlo, è una cosa grave. Se non lo fosse, non penserà che mi sarei messo nelle sue mani con una taglia sul capo. Non stia in ansia per quella, Mr. Henny. Sono certo che convincerà Scotland Yard della sua innocenza, così come ha convinto me. Ciò che mi serve è una sorta di deposizione da trasmettere alle autorità competenti, e stanno venendo dal posto di polizia per registrarlo. Grazie. Ha chiesto di vederci, sceriffo. Certo che vi aspettavo. Pensate che mi diverta a cercare di guadagnare tempo con un assassino? Cosa ha detto? Henny, lei è in arresto sotto l'accusa di omicidio premeditato di una donna sconosciuta a Londra, in Portland Mansion, martedì scorso. Portatelo nella prigione. Io ho raccontato la mia storia, deve credermi, è vera ogni parola. Henny, in Scozia non siamo così sciocchi come qualche londinese può pensare. Avrei dovuto credere a quella sua favola sul professore, perché mai? È il mio migliore amico. Datemi il professor Jordan. Se non mi ha sparato lui, da dove viene la pallottola? Ah, semplice. Da uno dei nostri uomini che la inseguiva nella brughiera, dica lei. È così, signore, gli ho sparato io stesso. Chiedo di poter telefonare all'alto commissario per il Canada a Londra. Lo farà direttamente da Londra. Ci sarà molto presto, così si risparmierà un intero urbano. Quella è la macchina del professore. Henny deve essere là dentro a spifferare tutto. Cosa succede? Prendetelo! Prendetelo! Presto, presto! Anche voi! Fammela andata a prenderla alla stazione. Di qua, di qua. Di lui non solo il primo votato, ma il portabandiera stesso. E colgo questa occasione per discutere con voi di un'altra questione di importanza vitale per il nostro paese in un momento così critico della situazione politica. Ma prima permettetemi di farvi una premessa e di rubarvi un po' del vostro tempo prezioso. Te ne hai già rubato anche troppo. Conosciamo le tue premesse. Signore e signore, ora chiamerò a parlare l'oratore della serata. Voce! Sono superfluo che vi dica chi è. È meglio se non si sente. Mi elenchi brillanti successi di soldato e di statista. Più forte! Figlia della Scozia che ha attraversato i confini e conquistato l'Inghilterra. Ora è una delle più rappresentative figure del mondo politico londinese. Per questo gli chiederò di intervenire sull'argomento che più mi sta a cuore, vale a dire quanto sia importante per il nostro collegio elettorale che in questa elezione suppletiva il nostro candidato sia votato da un'adeguata maggioranza. E ora, eccovi il capitano Frutti. Siamo venuti per sentire Signore e signori, perdonatemi per aver esitato fino adesso ad alzarmi, ma a dirvi la semplice verità, mentre ascoltavo la descrizione che il presidente faceva del prossimo oratore, non riuscivo a capire che stava alludendo a me. Quanto a voi, vi dirò dal più profondo del mio cuore e con la massima sincerità quanto sia lieto e sollevato di trovarmi di fronte a un'assemblea di così tolleranti.
Lieto per la vostra calorosa accoglienza e sollevato perché da quando mi trovo su questa tribuna io mi sento libero per il momento dalle cure e dalle ansie che accompagnano gli uomini della mia posizione. Mentre venivo in Scozia alcuni giorni or sono, passando con l'Island Express sopra quella magnifica struttura, il Ford Bridge, quel monumento alla tecnica scozzese e alle braccia scozzesi, appunto durante quel viaggio non immaginavo che mi sarei trovato a parlare in un comizio elettorale, no davvero. Avevo previsto un diverso programma per me, molto diverso. Nella brughiera, è lecito cacciare qualcosa? Sì, o qualcuno, io sono una pessima preda. Comunque stasera sono qui per parlare in favore di quel brillante giovane politico, quel promettente, il gentiluomo alla mia destra. Ben conosciuto fra voi come uno destinato a compiere nessun passo falso in politica. In altre parole, il futuro membro del Parlamento, il vostro candidato, Mr. McCockodry. Che ci mangerà! Il vostro candidato senza dubbio mi perdonerà per essermi permesso di chiamarlo con un soprannome con cui era già conosciuto in precedenza. E in precedenza, pensate a Westminster. E ora, signore e signori, discuteremo di qualche problema. Di quale parleremo? La zona di pesca delle aringhe. E la disoccupazione. Dei ricchi inetti. Ricchi inetti? È un argomento fuori moda in questi giorni, specialmente per me che non sono ricco e tantomeno inetto. Sono stato occupato per tutta la vita e spero di esserlo ancora di più nel futuro. Ma hai lavorato con le mani? Certo che l'ho fatto e so cosa vuol dire essere soli e senza aiuto e avere contro il mondo intero. E queste sono cose che uomo o donna non dovrebbero provare. Chiedo al vostro candidato e a coloro che amano il loro prossimo di operare per fare di questo mondo un luogo più felice da viverci. Un mondo dove nessuna nazione complotti contro l'altra, nessun uomo complotti contro l'uomo, dove non vi siano inseguimenti e persecuzioni ed ognuno vengano concesse le stesse possibilità di successo, dove la gente si aiuti e non si ostacoli. Un mondo dal quale sospetti, crudeltà e paure siano per sempre banditi. Questo è il tipo di mondo che io voglio e questo è il tipo di mondo che volete voi. Buonanotte. Questo è quanto avevo da dirvi. Buonanotte. Trattenuti più a lungo che ho potuto. È certo che è un uomo difficile da seguire. Scommetto che penserà di essere stata intelligente. Agente, vuole dire a questo bellimbusto di non insultarmi? Provi a impedirlo. Tu venga via. Non l'aveva capito che dicevo la verità in quel vagone del treno? Non ha visto che ero sincero. Che mi creda o no, si mette in contatto telefonico con l'alto commissario per il Canada a Londra e gli dica che un importante segreto, un segreto militare sta per essere portato fuori dal paese da un agente nemico e che io non posso fare niente per colpa di questo stupido agente. Mi ha sentito bene? Provi a urlare più forte, ora me ne spari un'altra. Ma cos'ha nella zucca, un frullato? Faccia quella telefonata, la prego, e riferisca quanto le ho detto. Allora lo farà. No, buonanotte. Mi perdoni, ma dovrà venire anche lei con noi. Per quale ragione? Per identificarlo formalmente. Andiamo alla stazione di polizia. Cosa? Solo per pochi minuti. Va bene, se proprio necessario, così sarà finita. Leggi che tutti voi conoscete bene. Voi due dietro. Dovrò sedere vicino a questo uomo. È un tragitto breve. Cerchiamo di fare presto allora. Vai. Abbiamo superato il posto di polizia. È passato. Forse non mi sono spiegato bene. Non andiamo a questo commissariato. E allora dove andiamo? A Invereri. A Invereri? Sì. Costui deve essere interrogato dal commissario capo. Abbiamo l'ordine di condurlo da lui. Ma non quello di portare anche me? No, ma dovrà seguirci ugualmente. Vedremo di farla tornare a casa prima possibile. Ma quanto dista Invereri? 40 minuti. Vuole stare zitto lei? Scusi. Se la caverà in meno di 2 ore. 2 ore? Non penserete che trascorra la notte con Sembra voi? Sembra di sì.
Quell'uomo ha sbagliato strada. Sta andando a sud. Era l'altra quella per Inverary. È sbarrata per il crollo di un ponte, miss. Facciamo una deviazione. L'autista è pratico. Posso vedere il mandato? Chiudi il becco. Lo vedrai non appena saremo alla centrale. Vuole fare una scommessa con me, Pamela? Allora la farò con lei, Sherlock. Scommetto 100 contro 1 che il vostro commissario capo ha la punta del dito mignolo mancante. Quanto scommetto? No. Ho vinto. Perché ti sei fermato? Ah, c'è un intero greggio di poliziotti. Le pecore ostruiscono la strada, dannazione. Scendiamo e togliamole di mezzo. E lui? Lo sistemo io. Ecco, anche lei adesso è un agente. Ma che idea è questa? Finché lei sta qui, lui sta qui. E appena io me ne vado, lui se ne va. Fermatevi! Scappano! Oh! Andiamo, venga con me. Non voglio. Andiamo da quella parte. Dove diavolo sono finiti? Ancora e sparo prima a lei e poi a me. Dico sul serio. Qui non c'è nessuno. Vieni, non perdere altro tempo lì giù. Sparpagliamoci e troviamoli. Dovremmo essere lontani un miglio ora. Ma che cosa fa? Oh, la smetta di fischiare. Rinunci, non ce la farà a scappare. Che possibilità ha legato a me? Lo domandi a suo marito. Nel frattempo ammetterò che è la mia palla al piede. Lo so, non posso dirle che conforto mi dia questo pensiero. A che le servirà tutto questo? Quei poliziotti la prenderanno appena farà giorno. Scusarsi, ma non sono poliziotti. Quando l'ha fatta questa scoperta? Quando l'ha fatta lei, io non sapevo che quella era la strada sbagliata per Inverary. Ci portavano dal loro capo e che Dio ci aiuti se ci cattureranno di nuovo. Ah, capisco. Ancora la sua storiella con tutte quelle spiene. Ah. Ci sono 20 milioni di donne su quest'isola e dovevo rimanere incatenato a lei. Si metta qui e mi ascolti, le sto dicendo la verità. Gliel'ho già detto sul treno l'altra settimana, gliel'ho ripetuto questa sera dopo il comizio e ora glielo dico per la terza volta. C'è una pericolosa cospirazione contro questo paese e noi siamo gli unici che possono fermarla. Pensi a quello che è successo sotto il suo naso. Il cavaliere senza macchia alla riscossa. Va bene, sono un semplice, comune assassino che ha pugnalato alla schiena una debole donna indifesa non più di 4 giorni fa. Lei com'è capitata qui? Non so se è davvero innocente, ma è una donna ed è indifesa e sola di notte in una brughiera desolata. Ammanettata a un feroce assassino che non si fermerà davanti a nulla. Se è questa la situazione che preferisce, ecco la mia cara, è benvenuta. Non ho paura di lei. Per quel che ne sa, potrei uccidere una donna a settimana.
Perciò ascolti un piccolo consiglio. D'ora in avanti faccia ciò che le dico di fare e lo faccia in fretta. Mi lasci, brutto prepotente. Che sangue freddo. Andiamo. Andremo là dentro. Perché? È affar mio. Ma... si ricordi quello che le dico, con le buone o con le cattive. Andremo là dentro e lei mi reggerà il gioco. Qualsiasi cosa farò o dirò. Le è entrato bene in quella zucca? Solo un po'. Brava. Si faccia coraggio e metta la mano nella mia tasca. Si comporti come se avesse fretta. Andiamo. Prego, venite dentro. Oh, cara, siete terribilmente bagnati. Abbiamo avuto un incidente con l'auto a poche miglia da qui. Oh, rimanete per la notte? Sì. Libera, c'è solo una camera con letto matrimoniale. Ma non vi dispiacerà? No, 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 casomai il contrario. Siete marito e moglie, suppongo? Ah, certo. Certo, avete bagagli con voi? No, li abbiamo lasciati in macchina. Oh, allora presterò alla signora una camicia da notte. Volete registrarvi, per favore? Tim, ci sono ospiti. Vengo subito. Salgo ad accendervi il camino. Volete cenare? No, grazie, ci porti solo un doppio whisky e soda e qualche panino. E anche un bicchiere di latte. Grazie. Non riesco a scrivere con la sinistra, ma posso sparare. Indovini un po' cosa c'è nella mia tasca. Firma tu, cara. Prima ti abitui a scrivere il tuo nuovo nome, è meglio, eh? No. Proviamo, allora. Mr. e Mrs. Harry Hopkinson, Hollyoaks, Hammersmith. Ora, cara, toglietevi quegli indumenti bagnati e li porterò ad asciugare in cucina. No, no, non si preoccupi, li asciugherò al fuoco del caminetto. Grazie lo stesso. Non c'è dubbio che quel gentiluomo ci penserà lui. Buonanotte, signore. Buonanotte, madre. Buonanotte. Buonanotte. Credi che siano sposati davvero? Non lo so e non mi interessa niente. Sono tremendamente innamorati l'uno dell'altra. Non ho intenzione di continuare così. Andrò a raccontare tutto. Vuole che mi impicchino per un omicidio. Basta che non ho commesso. Basta che mi impicchino, non mi importa se l'ha commesso. No, mi lasci. Non penserà che trascorra la notte in questa stanza. Cosa altro vorrebbe fare? Posso entrare, signore? Venga. Si metta qui. Avanti. Ferma. Buona. Ci scaldavamo davanti al fuoco. L'avevo capito. Ho pensato che vi sarebbe piaciuta dentro. Che pensiero, la buona bottiglia dell'acqua calda, dolcezza mia, di sì. Sì, caro. Molto bene. Per favore, non vada via. E perché no? C'è qualcosa che non va? No, affatto. Voleva confessarle che siamo una coppia di innamorati scappati per sposarci in segreto. L'avevo intuito dal principio. E vi stanno inseguendo? Non ci consegna loro, la prego. Oh, certo, potete fidarvi di me. Buonanotte a tutti e due. Nessuno vi disturberà. Ma... zitta, 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 zitta. Grazie a Dio qualcosa da mandare giù. Questo è per lei. Qual è il prossimo numero in programma? Toglierci questa. Giusto, che possiamo fare? Non c'è niente da usare della sua borsa. Un paio di forbici o delle forcine. Una limetta per le unghie, andrà bene. Ottima, ci vorranno 10 anni, ma possiamo provarci. Intanto mettiamoci un po' più comodi. La sua sottana come va? Sarà bagnata ancora? Non mi va per niente di essere ammanettato a un caso di polmonite. La tolga, non guarderò. Me la tengo, grazie. E così? È sistemata. Oh, le calze e le scarpe piene d'acqua, me le leverò. La prima cosa sensata che l'ho sentito dire. Posso esserle d'aiuto? No, grazie. Scusi? Tenga questo. Ah, sì.
Un momento. Grazie. Di niente. Beva il suo latte ora. No, aspetterò più tardi. Come vuoi. Salute. Così va meglio. Allora, si è scaldata un po'? Sì, un pochino. Andiamo. Si vuole gentilmente accomodare sul tavolo operatorio? Va bene, nessuno vuol parlare del male. È il giorno dell'amicizia. Riposiamo finché possiamo. Non mi stenderò su quel letto. Dal momento che è legata a me, farà come me. Siamo fratelli siamesi. Oh, non gongoli. Gongolare? Pensa che non veda l'ora di svegliarmi domani mattina e di trovare accanto alla mia la sua faccia lucida e ci sposa. Che spettacolo sarebbe. Mi faccia provare con la libretta. Grazie. Rieccolo, non riesco a farmi uscire questo motivo dalla testa. Chissà dove lo odio. Sembra che sia distrutto. Distrutto, è vero. Sai quando ho dormito in un letto? L'ultima volta sabato notte. Ed è stato solo per un paio d'ore. Cosa l'ha svegliata così presto? Gli incubi? Gli incubi, perché? La gente dice che gli assassini fanno dei terribili sogni. Ma soltanto all'inizio. Sono finiti tanto tempo fa. La prima volta che ho ammazzato qualcuno ero troppo delicato. Ero un giovane emotivo. Mi sorprende. Quando mi svegliavo credevo che la polizia mi stesse inseguendo, ma poi uno si abitua. Come hai iniziato? Delle piccole cose come tutti, rubacchiando spiccioli dagli armadietti degli altri bambini a scuola. Un po' di borseggiamento, anche qualche auto rubata, la spaccata e poi così via fino al furto con scasso. Il primo uomo l'ho ucciso a 19 anni. E nel futuro potrà portare i suoi nipoti a vedermi nel museo degli orrori di Madame Tussauds. In quale settore? Oh, è presto per dirlo, sono ancora giovane. Ma ci sarò comunque in un reparto o l'altro. Sì, mi indicherà e dirà... Cari piccoletti, se vi raccontassi quanto era amica di quel gentiluomo, rimarrete sorpresi. Oh, cosa c'è? È che mi sta segando i polsi invece delle manette. Oh, mi scusi. Tornando a Madame Tussauds, ecco come è cominciata. Cosa è cominciata? La mia carriera di criminale. Tutta ereditaria, lo zio Perrata. E chi era? Mia cara ragazza, ma dove è cresciuta? Mai sentito parlare di mio zio Perrata, barba blu della Cornovaglia? E da lui che ho preso. Credevo che la sua famiglia venisse dal Canada. No, lì è dove andò dopo i fatti dello zio Perrata. Uccise tre mogli e la passò liscia, ma la madre della terza aveva le prove contro di lui e cercò di farlo arrestare. Ci riuscì forse? No, troppo scaltro. La portò a passeggiare sulla scogliera e la buttò nell'oceano Atlantico. Ora si trova nel museo di Madame Tussauds e ha un settore tutto per lui. Vada a vederlo qualche volta. Non si sbaglierà. Il terzo a sinistra quando entra, baffi rossi e labbro leporino. E questa ragazza è la triste storia della mia vita. Povero orfano, privo di un po' di fortuna. Intende ancora consegnarmi alla polizia? Sei sicuro che andrà tutto bene? Certo. Non gli resta molto tempo. Appena avrò preso ciò che sai, lascerò il paese. Stai attento. Telegrafa. Ciao, papà. A presto. Arrivederci.
Mi scusi, vorremmo fare una telefonata. Prego, accomodatevi, è lì. È la casa del professor Jordan? Posso parlare con Mr. Jordan? Ah, è già andato a Londra. Vorremmo un whisky caldo, se può farcelo. Vado a prendere l'acqua calda. Una ragazza ci ha portato da lui credendo che fossimo degli agenti. Abbiamo dovuto trascinarla via per impedirle di riferire la cosa ad altri. Molto bene, madam, capisco. Sì, madam. Allora? Il vecchio si è spaventato. Se l'è già data a gambe. Perché mai? Pensava fosse troppo pericoloso con Annie libero in giro. Sta avvertendo tutti i 39 scalini. È in possesso del... Hai capito? Sì. È passato a prendere il nostro amico a London Palladium, strada facile. Ecco il vostro drink. Mezza corona. E la telefonata? Ma facciamo un uccellino. È anche locanda qui? Sì. Ci sono ospiti adesso? Oh, sì. Deve essere gente strana in questo periodo dell'anno. Ah, sì. È arrivato qualcuno stanotte? Sì. Non si trattava per caso di una giovane coppia? Sì. Misericordia. Come ho fatto a sposare una creatura così stupida? Vuoi che andiamo a finire in prigione? Quanto gli hai chiesto per questi? Mezza corona. Fuori, tutti e due. E che non vi venga in mente di dire a qualcuno che avete bevuto a quest'ora di notte. Tu, vecchio scemo, non avresti tradito quella coppia di innamorati. Buongiorno. Che bella idea. Come abbiamo fatto a uscire? Lei non ce l'ha ancora fatta. Ero fuori di me ieri notte e ho pensato di venire qui. E perché non è scappata? Ho provato, ma mentre me ne andavo ho scoperto che lei mi aveva detto la verità e ho deciso di restare. Potrei sapere quale terremoto le ha sbloccato il cervello? Quegli uomini erano qui stanotte e li ho sentiti telefonare. Cosa hanno detto? Oh, beh, un sacco di cose. Su 39 scalini. 39 scalini? E vado avanti. Qualcuno li sta avvertendo. Come si avvertono gli scalini? Non fa niente. Sì, hanno detto un'altra cosa. Qualcuno si è allarmato e sta fuggendo. E... Ah, sì, lo so. È passato a prendere qualcun altro a London Palladium. London Palladium. È il professore. Il nostro amico senza il mignolo. Cosa va a fare là? Sono stata shock a non averle creduto. Oh, non importa. Noi dovremmo cercare di muoverci. In quale stanza sono quegli uomini? No, se ne sono andati subito dopo aver telefonato.
Loro cosa? Gliel'ho appena detto. Gli ha lasciati andare via dopo aver sentito quello che dicevano. Lei ha una pera al posto del cervello. Non usi questi termini con Abbiamo me. Abbiamo perso 5 ore preziose. Perché non mi ha svegliato prima? Persino lei avrebbe dovuto capire che quello che dicevano era importante. Ora che hanno richiamato i loro uomini, lasciamoli andare. Lasciarli andare, bambina mia? Sono accusato di omicidio. Non realizza che l'unico modo di scagionarmi è mettere le mani su quelle spie? Beh, può farlo andando a London Palladium. Brava, la prima o la seconda rappresentazione? 5 ore di ritardo. Perfetto, è giusto lo spettacolo per lei. Che cos'è? Mese pazzo. Aveva ragione, madame. All'aeronautica hanno messo a punto una nuova scoperta a cui sono interessati in molti. Ma sono persuasi che nessun documento riguardante quella possa essere caduto in mano a delle spie. Ma io sono sicura di quanto le ho detto. Un uomo lascerà il paese con qualcosa questa notte. Da quando ci ha telefonato dalla Scozia questa mattina, abbiamo fatto le ricerche più minuziose. Ah. È ovvio che sto perdendo il mio tempo. Un momento solo, per favore. C'è una cosa che non ci ha detto. Dov'è Richard Henny? Non ne ho la più pallida idea. Se è così, miss, lei non può andare. Lei è sull'elenco telefonico? Sì. Se saltasse fuori qualcosa di nuovo, la chiameremo. È tutto per adesso. Grazie. Dica ad Archer e da Sigreve di prendere un taxi e di seguire la ragazza. Ci condurrà da Henny. Controllate ogni uscita. Nessuno è autorizzato a lasciare il teatro. Voi due andate nella buca dell'orchestra. Gentili signore e signori, ora andremo a ballare! Andiamo, signori, sgomberare. Sgomberare. Mi dispiace, non si può lasciare il teatro. Che vuol dire? Uno non può andare a bere? Prego. Ho un posto in platea, ma sto cercando una persona. Posso vada vedere qui? L'abbiamo seguita. Adesso sta tornando in platea. Mi presta il suo binocolo, grazie. Scala da posto, scusa. Come mai? L'ho trovato, è lassù in quel... Non può farne niente. Sono stata a Scotland Yard. Non è stato rubato nulla al Ministero dell'Aeronautica, ne sono certa. Ma lei ha sentito quella telefonata e lui è là. Capo, lo prendiamo subito o aspettiamo l'intervallo? Se ne comunica, questa storia deve pur finire. Lo senti anche lei? È quel maledetto motivo che mi ronza in testa.
Non so dove l'ho sentito prima. Certo, quel musical. Annabella Smith. Signore e signori, alla vostra attenzione e col vostro permesso, ho l'onore di presentare uno degli uomini più eccezionali del mondo. È lo stesso mio. Ogni giorno egli impara a memoria 50 nuove informazioni e le ricorda tutte. Informazioni ricavate dalla storia, dalla geografia, dai giornali, dai libri scientifici, a milioni e milioni. Mettetelo alla prova, signore e signori. Fate le vostre domande. Ho capito, certo che non mancano documenti. Tutte le informazioni sono nella sua testa. Mister Memoria! Ma io non riesco a seguirlo. È tutto chiaro. Il segreto dell'aeronautica è stato preso per poco, memorizzato da quell'uomo e poi rimesso a posto prima che qualcuno se ne accorgesse. Ecco perché qui stanotte, per portare memoria fuori dal paese. Ma c'è, ci sono dei signori che vogliono parlare con lei. Una domanda, prego! Una domanda, prego! Ha vinto la regata d'Inghilterra l'anno scorso! Quando è morto Newton? Quando fu costruito l'Empire State Building? Richard Henry, sì, ma c'è qualcosa che dovete... Sì, calmo, Henry, e venga, sì, come vedete, quell'uomo sulla ora scena. Ascolti me, non ci crei problemi, non disturbiamo lo spettacolo. Comprese le scialuppe di salvataggio? Cosa sono i 39 scalini? Andiamo, rispondi! Cosa sono i 39 scalini? I 39 scalini sono un'organizzazione di spie che raccolgono informazioni a favore dei servizi segreti del... Rimanete seduti, prego. Non perdete la calma. Adesso lo spettacolo riprende. Sono contento che l'abbiano preso, quello che mi ha sparato. No, no, non voglio la sedia. Sì, non ci pensare adesso. Stendete per terra. Adesso, sta calmo. Sta calmo. Sto bene. Sto bene. Dentro il balletto. Il balletto. Avanti con le ragazze. Mister Memoria, qual era la formula segreta che volevate portare all'estero? Posso dirle una cosa, signore? Ho penato tanto per impararla. Il maggior sforzo che abbia mai fatto. E non voglio che sia stato per niente. Ce la ripeta allora. La prima caratteristica del nuovo motore è il suo accresciuto rapporto di compressione, rappresentato da R-1 elevato alla potenza di gamma. Dove R rappresenta il rapporto di compressione e gamma indica l'elevazione. L'asse delle due linee di cilindri. L'angolo di 65 gradi. Le dimensioni dei cilindri mi segue. Questo congegno rende il motore completamente silenzioso. Ho detto giusto? Molto bene, vecchio. Grazie. Grazie. Non mi è rimasto nulla nella memoria. Alla fine.